Allora, buongiorno, nella lezione di oggi continuiamo a parlare di vibrazioni e quindi ci riallacciamo all'ultima lezione in cui abbiamo dimostrato le seguenti relazioni per quanto riguarda l'analisi della risposta in frequenza di un sistema meccanico. Noi siamo giunti a queste relazioni che vi riscrivo, cioè che ci consentono di esprimere lo sfasamento dell'uscita rispetto all'ingresso e la variazione dell'ampiezza dell'uscita rispetto all'ingresso. Ok? Quindi la tangente di φ è uguale a 2 xi omega diviso omega n diviso 1 meno omega su omega n al quadrato. Questo per quanto riguarda la fase. Per quanto riguarda l'ampiezza, abbiamo un x con 0 adimensionalizzato rispetto all'allungamento statico che è uguale a 1 diviso la radice quadrata di 4 si quadro omega diviso omega n al quadrato più 1 meno omega omega n al quadrato ancora al quadrato. Quindi siamo giunti a queste due relazioni, va bene? E come vedete esprimono la fase, lo sfasamento dell'uscita rispetto all'ingresso e anche l'ampiezza dell'uscita rispetto all'ingresso. Allora vi ricordo, siccome qui compaiono due parametri che sono omega n e xi, li scriviamo qui. Allora, omega n è la pulsazione propria del sistema, che come ricorderete possiamo esprimerlo come radice di k su m, mentre il fattore di smorzamento, che è dato dal rapporto del coefficiente di smorzamento rispetto a quello critico, lo possiamo esprimere come beta diviso 2 radice di k per m. Quindi questi sono i due parametri che sono associati alle caratteristiche del sistema, perché come vedete dipendono da Km e beta, ok? Quindi beta caratterizza lo smorzatore, K è la rigidezza della molla e M è la massa. Quindi sistema massa molla smorzatore. Allora vogliamo andare un po' più nel dettaglio per quanto riguarda l'analisi della risposta di un sistema che è sollecitato da una forzante periodica, va bene? E andiamo a riproporre appunto i grafici di queste due funzioni, ok? In funzione di cosa? Del rapporto di omega su omega n, dove vi ricordo che omega grande è la pulsazione della forzante, da non confondere con la pulsazione propria caratteristica del sistema. Allora, è particolarmente significativo andare a rappresentare i diagrammi di queste due funzioni. Quindi qui andiamo a riportare x con 0 su x star, ok? Dimensionalizzato. E qui riportiamo il rapporto della pulsazione della forzante rispetto alla pulsazione propria del sistema. Ok? Quindi qui abbiamo 0, 0 e poiché abbiamo la stessa variabile indipendente intesa come rapporto di omega grande su omega n, possiamo riportare, e anche questo è particolarmente significativo per l'analisi del comportamento fisico del sistema, di portare qui omega su omega n, quindi la stessa ascissa, con la differenza che qui andiamo a rappresentare la fase. Ok? Quindi in parallelo diamo una rappresentazione di entrambe queste funzioni in considerazione dei due parametri caratteristici del sistema che sono omega n e xi.
ma siccome omega n compare qui, qui avremo una serie di grafici, una serie di curve che dipendono dal fattore di smorzamento. Allora, il caso ideale è quello per cui non c'è smorzamento, cioè xi è uguale a 0. Come vedete, xi uguale a 0 significa beta uguale a 0. Va bene? Allora, se facciamo da prima riferimento a questa funzione, vediamo che se xi è uguale a 0, ottengo x con 0 su x statico da questa funzione. Vedete, questo termine scompare, qui ho un quadrato, la radice quadrata, quindi ciò che rimane è questa espressione, quindi 1 diviso 1 meno omega su omega n al quadrato. Questa è l'espressione che rimane per quanto riguarda il caso ideale in cui xi è uguale a 0. Allora, ci accorgiamo subito che quando questa è caratteristica del sistema, noi stiamo analizzando la forzante, incominciamo a dare anche una rappresentazione sistemistica del sistema, ok? Cioè andiamo a considerare il sistema come una scatola nera, va bene? Questo è il nostro sistema meccanico, massa molla smorzatore, in cui noi qui stiamo dando un ingresso, che è una forza, in questo caso, che è una forza funzione del tempo in generale, nel caso specifico ha un andamento periodico, e stiamo analizzando quello che è il comportamento dell'uscita, che è lo spostamento, cioè come si sposta la massa m nel momento in cui è sollecitata da una forzante esterna, in questo caso di tipo periodico. Ok? Allora, se noi scegliamo, come stiamo facendo in questo caso, una forzante che ha un'espressione di questo tipo, cioè f0 coseno di omega t, ok? E nel momento in cui abbiamo una omega uguale a 0, coseno di 0 è 1, la forza è praticamente uguale all'ampiezza, cioè mi trovo in una situazione statica sostanzialmente, in cui la forza è costante, ok? Bene, allora andiamo a vedere il primo grafico. Se questo termine è uguale a 0, perché è uguale a 0 il numeratore, cioè la omega della forzante, evidentemente questo rapporto è uguale a 1. Va bene? Quindi incominciamo a rappresentare qui questo punto che è 1, cioè vuol dire che l'allungamento è proprio uguale all'allungamento statico, perché se io applico una forza staticamente, è naturalmente quello che produco è un allungamento statico, quindi la x con 0 diventa uguale a x statico e il rapporto è uguale a 1. Quindi quando questo è 0 io ho questo punto, per cui ho capito che il grafico di questa funzione parte da questo punto. Ok? Sempre nel caso in cui xi uguale a 0, caso ideale, un'altra situazione importante è quella di risonanza, cioè quella per cui la omega della forzante esterna viene a coincidere con la pulsazione propria del sistema, quindi omega su omega n è uguale a 1. Quindi ho un altro punto importante che sta qui, che è 1, perché è la situazione di risonanza. Allora ci accorgiamo subito che questo rapporto va all'infinito, va bene? Questo rapporto va all'infinito, quindi nel caso ideale io ho questa situazione, naturalmente anche qui è 1 e la scala delle ascisse, come ho detto prima, è naturalmente uguale. Bene, però va all'infinito se possiamo fare il limite sinistro e destro per omega su omega n che tende a 1. Ma in maniera abbastanza semplice possiamo capire che se omega si trova, è un valore più piccolo della omega n, giusto? Un valore più piccolo della omega n, naturalmente io ho un valore positivo, perché questo rapporto poi elevato al quadrato è naturalmente minore di 1,
va bene? E quindi ho un valore positivo. Quindi che vuol dire? Vuol dire che questa curva va all'infinito positivo. Ecco, se vado a considerare la situazione in cui la omega della forzante è leggermente, dal punto di vista infinitesimale dovrei fare il limite, ma comunque leggermente superiore all'omega n, praticamente mi accorgo che questo va a un infinito negativo. Però dal punto di vista fisico, naturalmente questo non ha senso, e quindi andiamo a ribaltare la curva sul lato positivo. La faccio tratteggiata perché dal punto di vista matematico in realtà dovrebbe trovarsi nella parte inferiore. Ok? Ok, e quindi questa è un'altra informazione. Comunque va all'infinito. Altra cosa importante è, per poter rapidamente dare il grafico di questa funzione, quando la pulsazione della forzante diventa molto grande, in particolare va all'infinito. Va bene? Se questo tende all'infinito, naturalmente questo rapporto, cioè la funzione, naturalmente tende a zero. Ok? Benissimo. Quindi andiamo a rappresentare questo grafico sulla parte destra in questa maniera. Va bene? Perché so che questo rapporto tende a zero per questo che va all'infinito, e poi va all'infinito, ribaltato come detto prima. Bene, questo è il primo grafico della funzione per x uguale a zero. Andiamo a vedere che cosa succede alla fase. Per quanto riguarda la fase, abbiamo fatto riferimento a questa funzione, no? Che abbiamo dimostrato, e anche in questo caso abbiamo scoperto che la fase è dipendente dalla pulsazione, ossia dalla frequenza della forzante. Va bene? E allora, anche qui ci accorgiamo che se omega grande è uguale a zero, naturalmente io ho un valore che è uguale a zero. Va bene? Ok, allora per xi uguale a zero, questo è sempre zero. Allora, per omega uguale ad omega n nella situazione di appunto di risonanza, scriviamolo qui, questa è la risonanza, nella situazione della risonanza abbiamo praticamente che questo termine va all'infinito e quindi otteniamo, siccome lì ho la tangente, qui sto rappresentando la fase, naturalmente vuol dire che questo è uguale a pi greco mezzi per quanto riguarda la fase, che sarebbe l'arco tangente. Quindi se la tangente è l'infinito, naturalmente la fase è pi greco mezzi. Se poi faccio tendere appunto all'infinito questo termine qui, che sarebbe questa variabile, naturalmente mi accorgo che la tangente va a zero e che l'angolo tende a pi greco. Quindi nel caso di xi uguale a zero, in effetti ho questo valore nullo e poi ho un salto della funzione che va a pi greco. Pi greco vuol dire che siamo in opposizione di fase, cioè che l'uscita è in opposizione di fase rispetto all'ingresso. Ok, questo per xi uguale a zero. Allora, adesso andiamo a vedere che cosa succede nel caso in cui io ho una xi, che è sempre presente, piccola che sia nei sistemi meccanici, però comunque è sempre presente. Bene, le curve si modificano in questa maniera. Naturalmente non ho più un valore infinito, che infinito naturalmente non avrebbe senso dal punto di vista fisico, ma ho un valore massimo, un valore grande ma non infinito. Allora rappresentiamo prima qualitativamente queste curve, quindi abbiamo un massimo e poi comunque questo rapporto tende a zero per omega su omega n che tende all'infinito, questo per un certo valore di xi. Se andiamo ad aumentare il valore del fattore di smorzamento, ho qualitativamente quest'altra curva. Poi c'è una curva significativa che adesso andremo a dimostrare,
in cui il massimo della funzione arriva proprio a coincidere con questo punto, ok? E la curva diventa di questo tipo, che rappresenta un valore limite del fattore di smorzamento. Se incrementiamo ancora di più, diciamo che andando verso l'alto ho delle situazioni in cui diminuisce il fattore di smorzamento, se incremento ulteriormente il fattore di smorzamento ottengo delle altre curve che si trovano questa volta in basso a questo valore limite. Bene, questo ragionamento lo possiamo fare anche, e dobbiamo farlo anche per quanto riguarda la fase, e abbiamo per valori bassi del fattore di smorzamento un comportamento qualitativo di questo tipo. Potete facilmente verificare anche qui, andando nel dettaglio dello studio della funzione che rappresenta la fase, aumentando ulteriormente possiamo ricavare l'andamento della fase in corrispondenza di questo valore limite, che vi anticipo essere uguale a 1 su radice di 2, dove in questo tratto che va da 0 a 1, quindi fino alla condizione di risonanza, abbiamo un comportamento che è quasi lineare della fase, ok? Quasi lineare, e poi ho un andamento di questo tipo come valore limite. Se incremento anche qui ulteriormente il valore dello smorzamento, praticamente la curva diventa di questo tipo, va bene? Quindi nel diagramma della fase, se mi sposto in questo caso verso in basso, a partire dalla situazione ideale in cui xi è uguale a 0, praticamente sto considerando delle situazioni in cui aumenta il fattore di smorzamento. Ok? Allora andiamo subito a rappresentare anche qui sul grafico questo valore del fattore di smorzamento, che è uguale a 1 su radice di 2, cioè 0,704. 0,704 che è minore di 1, ok? Che è minore di 1. Ma vediamo che già per xi uguale a questo valore, il massimo di questa funzione al variare del fattore di smorzamento, qui ho un massimo in questo punto, qui ho un massimo in questo punto e così via all'aumentare del fattore di smorzamento, questo massimo si sposta fino ad arrivare a questo punto. Quindi cosa vuol dire? Che per valori di xi che sono inferiori a 1 su radice di 2, diciamo ci troviamo leggermente sopra questa linea orizzontale che corrisponde all'allungamento statico, va bene? Cioè a x con 0 su x statico uguale a 1. Che vuol dire? Che compare un picchetto di risonanza, cioè si manifesta un fenomeno di amplificazione dinamica. Ma se il fattore di smorzamento è superiore di questo valore, io sto sotto questa curva limite e l'amplificazione dinamica non si verifica proprio, perché come vedete per qualsiasi valore della pulsazione della forzante io sto comunque sotto 1, quindi vuol dire che l'uscita ha un'ampiezza che è inferiore di quella che avrebbe in condizioni statiche. Quindi dal punto di vista dinamico si verifica soltanto il fenomeno della attenuazione, ok? Cioè l'uscita è inferiore di quella statica. Se invece il fattore di smorzamento è inferiore a 0,704, vuol dire che io mi trovo sopra e quindi ho delle situazioni per certi valori di omega in cui mi trovo sopra. Sopra cosa vuol dire? Che si verifica il fenomeno di amplificazione dinamica, cioè che l'uscita è superiore di quella che avrei in condizioni statiche. Quindi questo confine, diciamo così, è particolarmente importante per sapere come si comporta il sistema. Fermo restando che oltre la zona di risonanza, comunque sia, ho dei fenomeni di attenuazione dinamica. Ecco, io vorrei ora fare delle considerazioni al fine di
confrontare, di comparare l'analisi di un modello statico del nostro sistema meccanico e di un modello dinamico dello stesso sistema meccanico. Allora, abbiamo già dato una rappresentazione di questo tipo. Bene, se noi facciamo riferimento ad un modello statico, allora vi scrivo qui l'equazione dinamica che rappresenta il nostro modello in questo caso. Ok? Quindi ho una f di t, quindi ho, come vedete, un termine noto che rappresenta l'ingresso e poi ho qui naturalmente l'equazione differenziale. Allora, se io faccio riferimento ad un modello statico, naturalmente ho un modello, sì, comunque statico, ma che posso adottare quando i fenomeni in gioco sono abbastanza lenti, quindi statico non vuol dire necessariamente la quiete, ok? Ma può voler dire anche, diciamo, una variazione del tempo, purché questa variazione del tempo sia quasi statica, no? Cioè, quindi molto lenta. Se è molto lenta, le derivate prime e seconde naturalmente perdono di importanza, d'accordo? Perché la derivata che cos'è? Questa è una velocità, quindi rappresenta la rapidità di variazione dello spostamento, giusto? Ma se lo spostamento varia lentamente, questa rapidità di variazione naturalmente è più contenuta, no? Per valori molto bassi è trascurabile. Analogamente per quanto riguarda l'accelerazione, che è la rapidità di variazione della velocità. Benissimo. Quindi questo modello dinamico, nel caso di fenomeni sufficientemente lenti, si riduce a che cosa? Al modello statico, va bene? Perché questa è la forza caratteristica dello smorzatore, questa è la forza caratteristica del comportamento inerziale, quindi è dovuta alla presenza della massa, ma anche alla presenza dell'accelerazione. Quindi questi due contributi, come detto, perdono di importanza e quindi mi troverei di fronte a una situazione di questo tipo, ok? In cui entra in gioco soltanto il comportamento della molla, ok? Quindi ho una molla di rigidezza K in cui io vado ad applicare qui una forza, va bene? E ho un equilibrio tra la forza esterna e la reazione elastica della molla che dipende soltanto dallo spostamento, giusto? E questo Kx. Quindi quando vado a fare l'equilibrio, che scrivo? Questa, cioè Kx che è uguale alla forzante, va bene? Ok, che tipo di equazione è questa? Avendo trascurato nel modello dinamico gli altri due contributi, è una equazione algebrica lineare perché K consideriamo costante la rigidezza elastica della molla. Va bene? Allora, secondo un approccio sistemistico di questo tipo, qui dentro che cosa devo andare a scrivere? Deriva da questa equazione algebrico lineare. Quindi scrivo che l'uscita, vado semplicemente a ribaltare questa equazione, sempre la stessa. Scrivo che l'uscita, ma la considero funzione del tempo, seppure con l'ipotesi sottolineata più volte di fenomeni molto lenti. Quindi questa x di t è uguale in questo caso a 1 su k della f di t. Se io battezzo questo termine, che è l'inverso della rigidezza nel nostro caso, come guadagno statico del sistema, e questo termine comunque è una costante, va bene? Quindi la scrivo per esempio come k, diciamo, chiamiamola kt per la f di t. Questo termine possiamo anche vederlo come guadagno statico del sistema. Quindi questo coefficiente è un numero e in questo caso particolare del sistema meccanico massa molla smorzatore è proprio l'inverso della rigidezza della molla. Lo vado a mettere qua dentro, quindi qui ho un kt. E quindi l'uscita sarà uguale all'ingresso moltiplicato per questa costante, cioè per l'inverso della rigidezza della molla. Bene, allora questo è il nostro modello statico,
diamo una rappresentazione, quella che si chiama la caratteristica statica del sistema. È un grafico. Un grafico che è associato al modello statico, cioè a questa equazione algebrico lineare. Va bene? Quindi ho, come sulle ascisse ci metto l'ingresso, che è una forza, e sull'uscita, scusate, sulle ordinate ci metto l'uscita, no? Proprio secondo questo approccio. Va bene? E come vedete in questo caso è un'equazione molto semplice, è una retta passante per l'origine, no? Questo è il coefficiente angolare della retta. E quindi ho questo, va bene? Ho questo dove il coefficiente angolare è proprio il KT, cioè il guadagno statico del sistema. Naturalmente qui ci sarà un valore limite, perché non è che va all'infinito, ci sarà un fondo scala, evidentemente, ok? Valore limite, e questa è la caratteristica statica lineare del sistema. Allora, se vogliamo vedere qual è il comportamento del sistema in presenza del tempo, quindi con ingresso variabile, ma variabile lentamente, se vado ad utilizzare il modello statico, va bene, che vuol dire? Che se io entro qui con un certo valore della forza, evidentemente, grazie a questo modello statico, vado a ricavare questa uscita, cioè avrò, diciamo che se questo è F', io avrò un X', e così via per qualsiasi valore. Cioè ho una corrispondenza che dipende dal guadagno statico, cioè da questo termine qui. Se in particolare questo KT fosse uguale a 1, che può succedere, fosse uguale a 1, praticamente a meno dell'unità di misura l'uscita sarebbe uguale all'ingresso. Dal punto di vista fisico avrebbe un significato diverso, naturalmente, perché io entro con una forza e esce uno spostamento, ma dal punto di vista numerico, se KT fosse uguale a 1, l'uscita è uguale all'ingresso, per capirci. Ecco, ma a me premeva mettere in evidenza un altro aspetto. Proviamo ad utilizzare questo modello statico entrando con una forza di questo tipo, ok? Quindi con una forza periodica, che è rappresentata da questa funzione. Però, naturalmente, dobbiamo tener conto di una omega piccola, perché una omega piccola, ritorniamo al nostro grafico qui, omega piccola vuol dire che sto dove? In quale zona di questo grafico? Sto in questa zona qui, no? Per valori piccoli di omega su omega n, giusto? Quindi inferiori alla pulsazione propria, vuol dire. No, perché il nostro parametro di riferimento è la pulsazione propria del sistema, quindi quando dico piccolo vuol dire piccolo rispetto alla pulsazione propria. Questo per quanto riguarda il rapporto delle ampiezze e naturalmente questo per quanto riguarda la fase. Quindi vedete che la x con 0 è circa uguale alla x statica. Certo, perché se posso applicare il modello statico, naturalmente ci deve essere un range di validità del modello statico. E ancora non si verificano fenomeni legati allo sfasamento, perché lo sfasamento è nullo, ok? Se sto qui in questa zona. Cosa vuol dire? Ecco, vuol dire questo, che in questo caso, se questo caso è rappresentato in questa maniera, supponiamo di avere un valore medio che vi fa naturalmente stare la forza in questo intervallo, ok? Qualitativamente ho una certa ampiezza, quindi possiamo, sempre qualitativamente, immaginare di entrare in questo modo, cioè mentre la forza varia nel tempo, l'asse del tempo in questo caso è verticale, fuori questo diagramma, però comunque sia questa forza oscilla da un certo valore massimo a un certo valore minimo, dando un certo valore medio, giusto? Qual è il comportamento dell'uscita? Beh, qui chi comanda è la caratteristica statica, ok? Quindi vorrà dire che a questo valore massimo corrisponde un valore massimo della x, a questo valore minimo della forza corrisponde a un valore minimo della x, cioè dello spostamento in uscita, va bene?
sempre qualitativamente. Cosa otterrei qua? Otterrei una cosa di questo tipo, giusto? Come variazione della x. Cioè, cosa vuol dire? Che se il modello è statico ed è lineare, io entro con una sinusoide e esco con una sinusoide. Ma non solo questo, la pulsazione dell'ingresso è uguale alla pulsazione dell'uscita. Cioè, vale a dire che se io vado a rappresentare qui il periodo, che è uguale a 2π su omega, questo periodo naturalmente sarà lo stesso di quello che ho qui, identico, perché non c'è nessun effetto dinamico, ok? Questo mi preme sottolineare, non c'è nessun effetto dinamico, quindi l'ingresso ha una pulsazione che è uguale alla pulsazione dell'uscita, e l'ampiezza dell'uscita è legata all'ampiezza dell'ingresso solo per il tramite del guadagno statico. Questo è tutto. Bene, questo modello naturalmente è molto più semplice perché è un'equazione algebrica piuttosto che un'equazione differenziale, evidentemente, e quindi è molto più semplice. Però naturalmente ha dei limiti di validità, e questo lo leggiamo bene sempre con riferimento a questi due diagrammi di cui abbiamo parlato prima. Quindi nella zona delle basse frequenze, quindi in questa zona qui, per quanto riguarda il rapporto delle ampiezze, per quanto riguarda la fase, quindi sempre nella zona delle basse frequenze, abbiamo un limite di validità del modello statico, cioè la cosa ci può stare. Naturalmente il caso ideale qual è? È che c'ho un ingresso che è statico, cioè che non varia nel tempo, cioè praticamente sto esattamente sull'asse delle ordinate, ma noi stiamo estendendo leggermente il limite di validità del modello statico anche al caso di fenomeni variabili nel tempo, ok? Ci può ancora stare purché abbiamo dei valori bassi di variabilità, quindi dei fenomeni abbastanza lenti. Altra cosa che voglio sottolineare, non dobbiamo dare per scontato che il modello sia lineare, perché il modello, anzi, solitamente non lineare, noi cerchiamo di applicare ove possibile il modello lineare, perché questo ci consente di applicare la sovrapposizione degli effetti e quindi di analizzare il problema in maniera più semplice, ma mi preme sottolineare anche questo: se io avessi qui un modello non lineare anche nella curva algebrica, cioè vale a dire questo guadagno che non è una costante, cioè questa equazione non è più l'equazione di una retta, bensì è l'equazione di una curva, quella che è, immaginiamo che sia per esempio questa, ecco, se fosse questa per esempio è non lineare, quindi vuol dire che il legame tra l'uscita e l'ingresso anche in condizioni statiche è non lineare. Qual è l'effetto di questo, quello più fisico, più immediato? Che l'uscita subisce delle distorsioni rispetto all'ingresso, cioè se io andassi ad assemblare un banchetto sperimentale, fare queste prove con delle misure, io mi accorgo che se l'ingresso è una sinusoide, l'uscita sarà distorta. Distorta perché? Perché è dovuta alle non linearità, ok? Cioè se io vado a riportare il massimo, avrei questo punto questa volta, qui ho questo punto e il valore medio sarebbe questo, quindi subisco delle distorsioni, va bene? Ok, però nella maggior parte dei casi diciamo che è possibile applicare un modello lineare. Ecco, se noi andiamo ad aumentare la frequenza dell'ingresso considerando il solo modello statico, questo modello non mi dà alcuna informazione, cioè mi spiego, è indipendente dalla frequenza e quindi mi darebbe lo stesso risultato. Se vado a fare le prove sperimentali il risultato è diverso, quindi vuol dire che il modello non è più valido, perché mi dà dei risultati sbagliati rispetto al comportamento reale del sistema. Quello che invece succede, e che è tenuto conto nel modello dinamico,
che è più complicato dal punto di vista matematico, ma ovviamente anche più potente, perché mi consente di comprendere meglio quello che è il comportamento reale del sistema. Ed è questo, ok? Qui vediamo che quando siamo per valori del fattore di smorzamento più piccoli di 1 su radice di 2, vuol dire che ho dei picchi di risonanza, vuol dire che sto sopra, ok? Sto sopra questa retta orizzontale 1 e quindi ho un comportamento di amplificazione dinamica nella zona intorno alla risonanza, cioè di omega uguale ad omega n, mentre per valori molto alti questo tende a zero. Cosa vuol dire dal punto di vista pratico? Cosa vuol dire? Vuol dire che se io entro nel sistema qui con una pulsazione che è molto alta vuol dire che sta aumentando la frequenza. Quindi ricordo che T è 2T greco su omega, perché sto considerando il periodo della forzante, e questo è uguale a 1 su F, quindi l'inverso della frequenza. Quindi cosa vuol dire? Che io ho una situazione di questo tipo con una variazione naturalmente periodica, dove ho un'ampiezza naturalmente che è uguale ad F0, giusto? Perché la rappresentazione è questa, va bene? Quindi ho un grafico di questo tipo, questa è una cosinusoide, quindi insomma il comportamento è abbastanza noto naturalmente. Ecco, se io vado a rappresentare qui il periodo T che è uguale a 2π su omega, che è l'inverso della frequenza, questo è quello che ottengo. Ma se io aumento la pulsazione, che qui sta al denominatore, vuol dire che si abbassa il periodo, cioè aumenta la frequenza, va bene? Quindi vuol dire che questa curva diventa qualcosa del genere, cioè si infittisce perché sta aumentando la frequenza dell'ingresso, va bene? Cioè diminuisce il periodo. Bene, e allora alla luce di questo comportamento nel modello statico non ne tiene conto, perché l'uscita avrà comunque, diciamo, la stessa pulsazione dell'ingresso. Nel modello dinamico, se sto nella zona di risonanza, l'uscita sarà più grande di quella statica, ma immaginiamo che il Kt sia uguale a 1, per semplificarci la vita, a meno della scala, come detto prima, la x con 0 uguale a f0, va bene? Quindi se immagino, per esempio, di dare qui una rappresentazione della x di t, praticamente, come detto, a meno dell'unità di misura, questo qui sarebbe la x con 0, questo meno x con 0, e quindi avrei lo stesso valore, nell'ipotesi in cui questo è uguale a 0, altrimenti sarà scalato a secondo di questo numero, ovviamente. D'accordo? Ecco, che succede? Nel modello statico avrei le stesse curve. Nel modello dinamico, se sto nella zona di risonanza, praticamente questo qui si amplifica come uscita, cioè l'uscita fa una cosa del genere rispetto al caso statico, cioè diventa più grande di quella che mi suggerisce il modello statico. Se vado nella zona invece delle alte frequenze, quindi supero la risonanza, immagino che xi sia minore di 1 su radice di 2, che è il caso più frequente, cosa succede? Per omega che tende all'infinito, in uscita ho qualche cosa di questo tipo. Sempre qualitativamente, cioè diventa molto più piccolo di quello statico, del caso statico. Sto considerando la situazione in cui xi è minore ma anche maggiore per quanto riguarda questo, quindi qualsiasi valore di xi, perché poi comunque per valori alti di omega comunque
x con 0 su x statico tende a 0, ma sto considerando per esempio la situazione in cui kt è uguale a 1, okay? Messo questo qui come stesso valore, vedete che l'uscita è molto piccola. Se voi andate a fare delle misurazioni vi accorgete che l'uscita tende proprio a 0, quindi voi date un ingresso che è questo, andate a misurare l'uscita e tra virgolette non esce niente, o comunque con delle ampiezze molto attenuate, ok? Quindi vedete che è un comportamento insomma non così intuitivo, perché il modello statico non ci dà queste informazioni. Questo è molto importante da tenere in conto per capire poi l'importanza e l'applicazione di questi modelli per lo studio del comportamento reale dei sistemi meccanici in questo caso. Allora, come anticipato, possiamo andare un po' più nel dettaglio, nell'analisi di quelle curve, e andiamo per esempio a vedere dove si verifica il massimo della funzione. Quale funzione? Questa funzione qui, cioè x con 0 su x statico, alla fine è funzione di cosa? È funzione di omega su omega n, giusto? È la funzione che abbiamo prima rappresentato. Se noi vogliamo trovare il massimo di questa funzione per un certo valore, naturalmente di xi, scusate, no, xi con la 0, per un certo valore di xi, naturalmente dobbiamo fare cosa per trovare i massimi e minimi della funzione? Fare la derivata e annullare, no? Come ben sappiamo. E allora andiamo a considerare la derivata rispetto alla derivata di x con 0 su x statico rispetto ad omega su omega n. Vado a derivare questa funzione e la impongo uguale a 0. Allora, può essere conveniente nel fare questa derivata andare a rappresentare la funzione precedente in questo modo, cioè eliminare la radice o comunque rappresentarla in maniera diversa, e quindi fare la derivata di questa funzione. Quindi 4 psi quadro omega su omega n al quadrato più 1 meno omega su omega n al quadrato tutto elevato a meno un mezzo, ok? Che tiene conto della radice. Ho solo rappresentato in maniera diversa la funzione che abbiamo dimostrato a suo tempo, ok? Anziché scrivere 1 su questo termine, scrivo questo termine elevato a meno un mezzo, che rappresenta la radice, no? 1 su radice e tenuto conto. Va bene, se io vado a sviluppare questa derivata, che cosa ottengo? Allora, meno un mezzo di 4 psi quadro omega su omega n al quadrato più 1 meno omega su omega n al quadrato, ancora al quadrato, naturalmente qui avrei meno un mezzo meno 1 che è uguale a meno 3 mezzi, d'accordo? Questo per tener conto di quell'esponente, e poi devo derivare quello che ci sta dentro naturalmente, e quindi ottengo allora 8 psi quadro omega su omega n, ok? Poi devo fare la derivata di questa, quindi più 2 1 meno omega su omega n al quadrato, naturalmente poi devo fare la derivata ancora di questa, e quindi ho meno 2 omega su omega n. Tutto questo sta in questa parentesi grafica. Va bene? Ho fatto la derivata semplicemente di questa funzione. Allora, andiamo, possiamo scriverlo anche qui sotto.
quindi questa è sempre la derivata di x con 0 su x statico rispetto a omega su omega n. Questa è la nostra derivata. Naturalmente stiamo cercando i valori massimi e minimi della funzione, quindi questa naturalmente dobbiamo uguagliarla a 0, no? Questa dobbiamo uguagliarla a 0, va bene? E sarebbe questa qui, ok? Per andare a cercare naturalmente le ascisse in corrispondenza delle quali si annulla la derivata prima, cioè ho i valori di massimo e minimo. Ok? Ma in questa analisi ci accorgiamo che tutto questo termine qui, vedete qui ho la somma di due quadrati, perché tutto questo termine è al quadrato e questo termine qui ci sono tutti i quadrati, giusto? Quindi questo praticamente non si annulla mai, ok? Quindi possiamo andare in questa eguaglianza a considerare questa parte qui soltanto, va bene? Questa parte qui, però qui naturalmente questa, scusatemi, la dobbiamo scrivere direttamente, e quindi scrivo solo il secondo fattore, quindi è 8x quadro per omega su omega n più qui viene meno 4 omega su omega n che moltiplica 1 meno omega su omega n al quadrato uguale a 0. Quindi vado ad eguagliare, come detto, soltanto il secondo fattore, che è quello che ci interessa di più. Ok, allora qui posso andare a mettere in evidenza un 4 omega su omega n che moltiplica 2x quadro, qui rimane meno 1 più omega su omega n, rimane il quadrato perché c'ho questo, e quindi questa diventa uguale a 0. Va bene? Ok. A questo punto io ho questo termine e quest'altro termine. Dobbiamo andare a individuare le ascisse. Allora, qui ottengo, uguagliando questo primo fattore, allora banalmente omega su omega n deve essere uguale a 0, e questa è una prima cosa, ma deve essere uguale a 0 anche il secondo termine, e dal uguagliando a 0 questo secondo termine otteniamo immediatamente che omega su omega n, questo lo porto dall'altra parte, quindi 1 meno 2 sì al quadrato radice quadrata. Questa è l'altra soluzione, va bene? Quindi queste sono le ascisse per le quali si annulla la derivata prima. Allora, questo corrisponde naturalmente al minimo della funzione, giusto? Perché corrisponde a 0, cioè esattamente alla situazione statica. Ok, mi sposto di qua, ritorno su questo diagramma. Su questo diagramma, come vedete, tutte queste curve hanno questa tangente orizzontale, perché questo punto rappresenta un minimo se xi è minore di 1 su radice di 2, o rappresenta un massimo se xi è maggiore di questo valore. Comunque sia, qui ho una tangente orizzontale, perché si annulla la derivata prima. Derivata prima per omega su omega n uguale a 0. Qui, va bene? Quindi tutte queste curve hanno tangente orizzontale. Ma non soltanto, noi abbiamo individuato anche queste ascisse. Ok?
per esempio in questo punto ho il valore di massimo e il massimo si verifica in corrispondenza di questa scissa, ma questa scissa per quel particolare valore xi che noi indichiamo per esempio con xi star, va bene? Abbiamo visto che questo si verifica per omega su omega n che è uguale alla radice di 1 meno 2 xi star al quadrato, giusto? Quindi si trova a sinistra, cioè i massimi per fattore di smorzamento maggiore di 0 si trova a sinistra, è inferiore perché ho 1 meno xi quadro, ok? Quindi sono a sinistra, va bene? E analogamente per quello di sotto. Quindi scriviamolo qui se volete. Qui devo rappresentare cosa? Omega su omega n, se volete asterisco perché sto facendo riferimento a questo particolare valore del fattore di smorzamento, questo è uguale alla radice di 1 meno xi star al quadrato. Anzi c'è un 2, 2 xi star al quadrato, meno 2 xi star al quadrato, ok? Questa mi dà la scissa e ora possiamo andare anche a ricavare questo valore, ma questo valore sarebbe x con 0 su x statico, diciamo asterisco, sempre con riferimento a questo particolare valore, giusto per fare un esempio, naturalmente vale anche per valori diversi. Ecco, questa funzione che abbiamo appena dimostrato, perché anche questa è una funzione, è funzione del fattore di smorzamento. Questo rappresenta quello che si chiama il luogo dei massimi, cioè se io vado a congiungere tutti i massimi di queste curve, ok, al variare del fattore di smorzamento, naturalmente ho un valore che per xi uguale a 0, se xi fosse uguale a 0, omega su omega n uguale a 1, giusto? Cioè la risonanza, ma la risonanza è una risonanza che va all'infinito, perché sto nel caso ideale di fattore di smorzamento nullo. Quindi anche il luogo dei massimi per xi uguale a 0 mi dà un valore infinito, ok? Perché il massimo per xi uguale a 0 del rapporto delle ampiezze naturalmente tende all'infinito. Mi devo rispostare di qua e vado a rappresentare questo luogo dei massimi. Come detto, va all'infinito per omega su omega n uguale a 1, di risonanza, vado a congiungere tutti i massimi, lo sto facendo, ok? Ma questo luogo dei massimi dove finisce? Finisce proprio in questo punto qui, come luogo dei massimi. Andiamo a evidenziare anche questo aspetto. Perché come vi avevo anticipato prima, per xi uguale a 1 su radice di 2, il massimo della funzione, che sarebbe questa arancione, ok, sta proprio qui. E naturalmente anche il luogo dei massimi finisce lì. Ok? Bene. Questo lo possiamo facilmente dimostrare in questo modo. Cioè vado a sostituire questo valore nella funzione iniziale che mi dà il rapporto delle ampiezze ed otteniamo questo risultato, cioè x con 0 su x statico, diciamo massimo, x con 0 su x statico massimo è appunto uguale a 1 sulla radice quadrata, è la funzione che noi ben conosciamo, cioè 4xi quadro, devo sostituire ad omega su omega n questo valore,
che però qui ho un quadrato, quindi la radice scompare. Ci siete? Quindi ho 4x quadro 1 meno 2x quadro, la radice non c'è più, va bene? Vado avanti e qui ho un altro termine che è tra le parentesi quadre, e quindi ho 1 meno 2x quadro tutto elevato al quadrato, va bene? Ho semplicemente sostituito ad omega su omega n quello che mi dà il valore massimo, cioè dove si annulla la derivata prima. Sostituendo questa lì dentro ottengo questa. Ok, e allora questa la possiamo ulteriormente sviluppare. Qui otteniamo 1 diviso, dobbiamo andare a sviluppare questa. Allora, ottengo la radice quadrata di 4x quadro meno 8x alla quarta, 8x alla quarta, qui non conviene fare il quadrato, ma abbiamo 1 meno 1 che è 0, quindi di conseguenza qui otteniamo più 4x alla quarta. Ho semplicemente fatto questo semplice passaggio matematico. Ok? E allora l'espressione finale più comoda è la seguente. Se noi mettiamo qui in evidenza un 4x quadro che possiamo portare anche fuori di radice, qui ho un 2x radice di 1 meno x. Questa è l'espressione finale che otteniamo per il rapporto delle ampiezze del massimo. Cioè il luogo dei massimi. Vedete che per xi uguale a 0, ancora una volta ho n su 0 e quindi ho il valore infinito. Quindi il rapporto delle ampiezze nel caso di xi uguale a 0 naturalmente va all'infinito, altrimenti ho il luogo dei massimi. Ok? Bene. Da questo luogo dei massimi, se noi andiamo ad imporre che questo rapporto, che è il rapporto delle ampiezze, è uguale a 1, vediamo qual è il valore del fattore di smorzamento che mi porta ad avere un'ampiezza dell'uscita che è uguale all'allungamento statico. Ok? Se vado ad imporre naturalmente questo rapporto uguale a 1, quello che otteniamo è questo. Allora, come dicevo, ora ho x con 0 su x statico max, ma che ora lo imponiamo uguale a 1, va bene? Quindi è una condizione in più. Avevamo appena dimostrato che questo rapporto è 1 diviso 2x radice di 1 meno x al quadrato. Quindi da questa ulteriore condizione che cosa otteniamo? Otteniamo 2x radice di 1 meno x quadro che è uguale a 1. Se vado ad elevare al quadrato, in modo tale che ci liberiamo di questa radice, naturalmente abbiamo un 4x quadro per 1 meno x quadro che è uguale a 1, che è ancora uguale ad 1. Quindi 4x quadro meno 4x alla quarta meno 1 uguale a 0.
Ecco, otteniamo questa equazione. Questa equazione, come vedete, è un'equazione algebrica di quarto grado. Allora, questo elevato al quadrato, 4xi quadro, 1 meno xi quadro. Questo è il risultato. Otteniamo questa equazione algebrica di quarto grado che possiamo andarlo vederla in questo modo, cioè possiamo vederla come una b quadratica, ok? Che risulta più semplice. Vista come una b quadratica, questa diventa un 2 xi quadro al quadrato meno 2 xi più 1 uguale a 0. Con il 2 fuori e qui c'ho un xi quadro. Ok, quindi diventano b quadratiche, quindi questa la possiamo esprimere e diventa naturalmente anche il quadrato di un binomio, quindi 2xi quadro meno 1 elevato al quadrato. E quindi naturalmente otteniamo il risultato che vi avevo preannunciato, cioè che xi è uguale a 1 sulla radice di 2. Quindi il valore del fattore di smorzamento per cui il massimo della funzione si trova per x su x statico uguale a 1, va bene, è questo qui. Quindi ritornando a questo grafico, il luogo dei massimi finisce qui, come vi avevo detto. Va bene? E il massimo di questa funzione cade esattamente qui. Per cui, come vi avevo preannunciato, per xi uguale a 1 su radice di 2, questo rappresenta il limite in cui si verifica che divide i casi in cui ho amplificazione dinamica dai casi in cui ho attenuazione dinamica. Se il fattore di smorzamento fosse maggiore di questo, le curve stanno sotto e naturalmente non ho più amplificazione dinamica, cioè comportamento di amplificazione in risonanza. D'accordo? Ok, a questo punto andiamo a vedere un'altra cosa importante che... cancellare qui, andiamo a vedere in altro modo quello che è il comportamento del sistema in condizione di risonanza, cioè andiamo a vedere le vibrazioni in risonanza, ma diciamo nel tempo, e quelle non smorzate. Allora, il caso di sistema non smorzato, in modo che possiamo giungere al risultato e interpretare fisicamente il risultato in maniera più conveniente, l'equazione differenziale diventa questa, no? Quindi abbiamo un mx due punti più kx che sarà uguale a una certa forzante periodica sempre del tipo f0 coseno di omega t. Come vedete, ho omesso il termine che corrisponde alla presenza dello smorzatore, no? C'è soltanto il termine inerziale e il termine della forza elastica. Quindi caso ideale, naturalmente, di vibrazioni non smorzate. Va bene? Non smorzate, ma vogliamo fare ora un'analisi, diciamo, nel tempo, per capire come si comporta il sistema in risonanza. Allora, dunque, abbiamo già, ce l'abbiamo scritta lì sopra, l'espressione che vi scrivo qui, quindi x con 0 su x statico, nel caso non smorzato, quindi il caso
xi uguale a 0 che stiamo ora considerando, questo rapporto diventa uguale a 1 su 1 meno omega su omega n al quadrato. Ok? Questa espressione si riduce a questa per xi uguale a 0. Bene, se noi andiamo a guardare questa funzione, puntiamo l'attenzione al caso della risonanza, che abbiamo accennato prima ma con un obiettivo diverso, se la omega della forzante tende alla omega n propria del sistema, che cosa succede? Che ciò è n su 0 e che va all'infinito, va bene? E questo già lo sapevamo, ma diciamo che qui non compare alcuna informazione che riguarda il tempo, cioè come ci arriva all'infinito. Non è che se noi abbiamo una pulsazione della forzante che è uguale alla pulsazione propria, diciamo istantaneamente io ho una risposta infinita. Chiaramente ci arriva nel tempo, ok? E questa informazione da qui matematicamente non riusciamo ad averla, ok? Allora vogliamo andare ad investigare questo aspetto con maggiore dettaglio per capire come si comporta il sistema. Allora può essere conveniente a tal fine andare a considerare la risposta del sistema, ma la risposta del sistema lo sappiamo, è la soluzione di questa equazione differenziale nel tempo, giusto? La soluzione di questa equazione differenziale, che attenzione, è non omogenea, perché abbiamo un termine noto, sappiamo bene dall'analisi matematica che la soluzione di questa equazione differenziale è pari alla somma di un'integrale generale che dipende dall'omogenea associata, cioè con termine noto uguale a zero, e da un'integrale particolare che dipende dal termine noto. In questo caso noi stiamo analizzando la situazione per cui l'ingresso è periodico, quindi il termine noto è rappresentato da una funzione periodica. Bene, per farla breve, io ho una soluzione di questo tipo. Soluzione di questo tipo che è uguale alla somma di un x generale che è associata all'omogenea associata di questa equazione più l'integrale particolare, giusto? Noi l'abbiamo considerato, ma l'abbiamo considerato separatamente, perché se vi ricordate abbiamo considerato le oscillazioni libere non smorzate, le oscillazioni libere smorzate e poi le oscillazioni forzate anche questa mattina. Va bene? Ora andiamo a considerare la situazione effettiva in cui abbiamo, diciamo, un sistema che è, diciamo, forzato, anche se sto considerando la situazione di xi uguale a 0, quindi non smorzato, quindi forzato non smorzato. Detto questo, abbiamo la somma di questi due integrali, però noi sappiamo che l'integrale generale dipende dall'omogenea associata, è una relazione differenziale ordinaria del secondo ordine, e sappiamo che può essere espressa naturalmente per valori di xi addirittura piccoli, addirittura qui uguale a zero, quindi sicuramente si verifica oscillazione, no? Perché abbiamo visto che nel caso smorzato per xi maggiore o uguale a 1 è aperiodico, aperiodico perché non compaiono i numeri immaginari e di conseguenza non compaiono neanche le oscillazioni. Va bene? Quindi stiamo considerando la situazione di xi piccolo ma addirittura nullo, quindi sicuro la risposta che dipende dall'integrale generale è anch'essa periodica, va bene? Benissimo. Allora possiamo rappresentarlo, come vista a suo tempo, come combinazione lineare di segni e cosegni, giusto? L'integrale generale, che lo metto tra parentesi, quindi posso scrivere a coseno di omega n t più b seno di omega n i. Naturalmente qui come pulsazione compare omega n, perché questo è l'integrale generale, qui il termine noto è uguale a zero e quindi naturalmente c'è la pulsazione propria, la forzante non esiste, quando puntiamo l'attenzione sull'integrale generale, va bene? Quindi senza termine noto. E questa è, diciamo, la risposta tipica a transitorio. Devo aggiungere l'integrale particolare dipende da questo termine noto, va bene? E abbiamo imparato
che lo stesso può essere espresso come. Ce l'abbiamo ancora qui, l'espressione, va bene? Espressione che però diventa, come già detto, per psi uguale a 0 diventa questa, va bene? Quindi ho una risposta comunque del tipo x con 0 coseno di omega t meno phi, quindi avrei anche lo sfasamento, ma lo sfasamento è nullo per xi uguale a 0, va bene? Quindi il tipo di risposta a regime, che quindi è associata all'integrale particolare, è questo. L'integrale particolare di questo tipo, cioè x con 0 coseno, diciamo, di omega t meno phi. Ma questo phi non c'è, perché stiamo considerando xi uguale a 0, va bene? E l'x con 0 naturalmente assume una forma particolare che dipende da questa. Questo è l'x con 0. Quindi come lo scrivo questo integrale particolare? In questo modo, più x con 0, ma x con 0 dipende da questo, cioè ho un x statico diviso 1 meno omega su omega n al quadrato. Questa è l'ampiezza. Per il coseno della pulsazione ora della forzante, omega di t con phi uguale a 0. Questo è l'integrale particolare. Va bene? Mentre quest'altro è l'integrale generale dell'equazione differenziale nel caso in cui xi uguale a 0. Allora, qui ci sono delle costanti e queste costanti possono essere determinate imponendo delle condizioni iniziali. Ok? Allora, per semplificarci un po' la vita, ipotizziamo di avere queste condizioni iniziali, cioè stiamo proprio risolvendo l'equazione differenziale. Quindi, condizioni iniziali, ipotizziamo che la x al tempo 0 è uguale a 0 e anche la velocità al tempo 0, quindi la x appunto, è anch'essa uguale a 0. Quindi se voi immaginate questo sistema massa molla, non ce lo dimentichiamo, noi stiamo qui ipotizzando di avere a che fare con un sistema di questo tipo, in questo caso, eh? Questa è n, questo è k, lo smorzatore non c'è perché xi è uguale a 0, giusto? Quindi, nell'istante t uguale a 0, io sto qua, questo è 0 e questa è la x. Sto in questa posizione, qui sta con uno spostamento nullo e una velocità iniziale nulla. Ma siccome qui sto considerando non le oscillazioni libere, ma quelle forzate, chiaramente questo si muove nel momento in cui vado ad applicare una forza che è periodica, giusto? Quindi qui io applico una forza che è quella periodica del tipo f0 coseno di omega t e quindi naturalmente questo si muove, ovviamente. Ma si muove come? C'è prima un transitorio per poi arrivare a una situazione a regime. Ed è quello che andiamo a considerare. Allora dobbiamo calcolare le costanti al fine di ottenere, diciamo, la soluzione dell'integrale generale della non omogenea, cioè questa qui. Bene. Allora, questa è la x, per t uguale a 0 ho coseno di 0 che è 1, quindi ho a, seno di 0 è 0, più x statico diviso 1 meno omega su omega n al quadrato, coseno di 0 è 1, questo deve essere uguale a 0, va bene? Questa dalla prima condizione iniziale, cioè che x per t uguale a 0 deve essere uguale a 0.
O. Però dobbiamo anche tener conto di una cosa, dobbiamo tener conto di questo, che il nostro x statico, vedete anche rappresentato, il nostro allungamento statico non è nient'altro che f0 su k, giusto? E quindi questo lo posso andare a sostituire naturalmente qui dentro e ottengo che a, allora posso scriverla in questo modo in sostanza, allora qui ho un f0 su k al numeratore, al dunque denominatore qui posso scrivere convenientemente omega n al quadrato meno omega al quadrato, e rimane, avendo fatto il mio numero multiplo, un omega n al quadrato, lo scrivo qua sotto, ma l'omega n al quadrato è k su m, giusto? Quindi qui ho k su m, ci siete? Sarebbe il mio numero multiplo qui, quindi omega n quadro meno omega quadro diviso omega n quadro, che è uguale a radice a k su m, al quadrato scompare la radice, ok? E allora ci accorgiamo subito che questo k e questo k va via, questa la posso scrivere anche come a più, come a più, qui rimane solo f0 al numeratore, e al denominatore ho un m che naturalmente va a moltiplicare omega n al quadrato meno omega al quadrato. Quindi la prima condizione è questa, va bene? Da questa prima condizione iniziale posso ricavare la costante a, ma a è uguale quindi a meno f0 diviso m omega n quadro meno omega quadro. Ho ricavato la prima costante. Per ricavare la seconda costante, la seconda condizione iniziale fa riferimento alla velocità, quindi devo andare prima a derivare quella funzione e poi calcolarla per t uguale a 0 ed imporla uguale a 0. Lo scrivo qui, quindi la x punto di t, devo fare la derivata di questa funzione. Derivata di questa funzione, quindi abbiamo a omega n meno per il seno di omega n t, poi ho più b omega n coseno di omega n t, poi devo derivare l'ultimo termine che lo scriviamo diciamo direttamente in questo modo qui, quindi ho un omega grande che moltiplica f0, eccola qua, diviso n omega n quadro meno omega quadro, derivata del coseno, quindi qui ho un seno di omega t e qui ho un segno meno. Ok, quindi ho questa costante per omega, ok, questa qui è la x punto funzione del tempo, ma la condizione iniziale, la seconda condizione iniziale dice che la x punto per t uguale a 0 deve essere uguale a 0, quindi andiamo a mettere qui t uguale a 0, quindi ho un x punto per t uguale a 0, quindi seno di 0 è 0, coseno di 0 è 1, quindi ho un b omega n, allora ho un b omega n meno seno di 0 è 0, quindi ho un
I omega n, sì, che è uguale a 0. E quindi naturalmente b è uguale a 0 per t uguale a 0. Quindi queste sono le due costanti che derivano dalle condizioni iniziali. Andiamo ora a riscrivere l'integrale particolare della non omogenea in considerazione delle condizioni iniziali. Quindi l'espressione diventa finalmente la seguente: la x di t è uguale, quindi la b è uguale a 0 e quindi scompare quel termine lì, ma la a è questa, quindi posso scrivere meno f0 diviso n omega n al quadrato meno omega quadro, che sarebbe la a, per il coseno della omega n t, e poi c'è l'altro termine, dunque l'altro termine che lo abbiamo esplicitato qui, che sarebbe quindi più f0 diviso m. Allora, sarebbe questo termine qui, questo è uguale in effetti, quindi ho un m omega n al quadrato meno omega quadro, ma ho il coseno della omega grande t, ok? Perché deriva da questa. Questi due termini sono uguali e quindi li posso mettere in evidenza e ottengo la x di t che è uguale a f con 0 diviso m omega n al quadrato meno omega al quadrato, che moltiplica il coseno di omega t meno il coseno di omega n t. Ecco, questa è la soluzione . Quindi abbiamo questo sistema massa molla. Nelle condizioni iniziali di spostamento e velocità nulla, con una forzante periodica del tipo F0 coseno di omega t. Questo è il risultato. Questa è la x funzione del tempo. Ecco. Allora possiamo tenere a mente questo risultato, cancellare qui, questo non ci interessa più. E andiamo ad analizzare il risultato per fare naturalmente delle considerazioni che sono più di carattere fisico, per capire come si comporta il sistema in tali condizioni. Ecco, allora ci accorgiamo subito di una cosa, che se vado a considerare il caso in cui la pulsazione della forzante è uguale o comunque tende alla pulsazione propria del sistema, queste sono uguali. E quindi va a zero, per cui il numeratore va a zero, ma purtroppo va a zero pure il denominatore, quindi in realtà arriva a una forma indeterminata, ok? 0 su 0. Ma noi sappiamo bene, dall'analisi matematica, che possiamo rimuovere questa forma indeterminata in maniera semplice applicando il teorema dell'orbitale. Ed è quello che facciamo, cioè andiamo a fare il limite per omega che tende ad omega n del rapporto con i derivati. Questo è quello che andiamo a fare. Allora, se io scrivo f0 su m, che è una costante, quindi lo porto fuori, e vado a considerare il limite per omega che tende a omega n di questa funzione, ma diciamo che di questa funzione noi possiamo andare subito a fare la derivata rispetto ad omega grande,
e quindi otteniamo rispetto all'omega grande, quindi abbiamo T per meno seno di omega T, giusto? Perché sto derivando rispetto ad omega, ok? Quindi ottengo meno seno di omega T per T, che diventa costante, perché sto derivando rispetto ad omega. Questo termine è uguale a zero, perché qui omega non c'è, omega grande non c'è, e quindi questo è tutto per quanto riguarda il numeratore. Per quanto riguarda il denominatore, avendo portato fuori dal limite m0 ed m, devo derivare questa rispetto ad omega grande, molto semplice, ho 2 omega grande. Va bene? Ecco, quindi ho, tramite il teorema dell'Hopital, fatto le derivate di numeratore e denominatore, quindi se ora vado a fare il limite, ho rimosso quella forma indeterminata che compariva prima, di 0 su 0, e quindi qui otteniamo f0 su m, e qui naturalmente diventa positivo, per cui ho un t seno di omega mt diviso 2 omega n. Va bene? Ecco, e questa è, diciamo, è quello che otteniamo, cioè la risposta del sistema nella condizione di risonanza, che era quello che stavamo cercando. Nella condizione di risonanza questa risposta è di questo tipo, cioè questa in effetti è la x di t, cioè è quella particolare risposta del sistema, siccome qui ci sono più variabili naturalmente, questa è la particolare risposta quando la pulsazione della forzante tende alla pulsazione propria, cioè questa condizione. Questa è la risoluzione. E come vedete questa è la risposta funzione del tempo. Quindi era quello che stavamo cercando e che non riuscivamo ad avere naturalmente considerando soltanto la funzione di x su x statico di omega su omega n. Perché? Perché quella lì l'abbiamo ricavata come? Considerando solo la soluzione a regime, cioè abbiamo considerato solo l'integrale particolare, quindi naturalmente non mi dava alcuna informazione per quanto riguardava il transitorio. Ok? Se noi adesso passiamo, come abbiamo fatto, proprio nella soluzione dell'equazione differenziale, quindi nel dominio del tempo, ecco che compare il comportamento anche a transitorio. Allora, può essere interessante dare una rappresentazione grafica a questa funzione per capire come stanno le cose. Questa volta vado a rappresentare l'uscita del nostro sistema massa-molla in funzione del tempo. La soluzione è questa, nelle condizioni di risonanza però, sto andando a forzare il sistema con una omega che è uguale proprio a quella caratteristica del sistema, cioè radice di K su M. Ecco, qui che cosa succede? Vedete che sicuramente la risposta è periodica perché c'è questo seno di omega T, ok? Ma che cosa c'è anche? Vedete che c'è una T, a parte questa costante, ok? Quindi succede qualcosa, diciamo, di simile a quanto accadeva nella risposta libera del sistema smorzato, in cui l'oscillazione era contenuta in un esponenziale, esponenziale è esponente negativo, ricordate? Ecco, però qui non ho un esponenziale, ho un termine lineare, ok? Ma è lineare a crescere, naturalmente, e quindi si amplifica. Qual è la soluzione, quindi? La soluzione, questa può essere vista come prodotto di due funzioni, quindi come t diviso 2 omega n che va a moltiplicare il seno di omega n t,
Quindi c'è una parte che tiene conto di un'ampiezza variabile, perché questa sarebbe l'ampiezza, che però è variabile perché è funzione del tempo, e una parte periodica con una frequenza che è proprio la pulsazione propria del sistema. Ok? E allora, come la posso rappresentare? Faccio il grafico di questa funzione, semplicemente una retta passante per l'origine, e quindi ho questa con un valore più o meno in termini di ampiezza, quindi questa sarebbe la x' di t che è uguale a t diviso 2 omega n, è una retta passante per l'origine, il coefficiente angolare è 1 su 2 omega n, e poi ho la funzione periodica che è contenuta lì dentro. Contenuta qui dentro, e quindi il comportamento è questo. La pulsazione propria, la pulsazione, diciamo, del sistema, ma la pulsazione anche della risposta, è la seguente. Ci porta ad avere questo periodo, ma questo periodo T è uguale a 2T greco su omega n. Ecco come si comporta il sistema nel dominio del tempo. Questo è ciò che accade nelle condizioni di risonanza. Cioè, l'uscita si amplifica. Non ci dimentichiamo che stiamo considerando xi uguale a zero, ma se xi fosse diverso da zero, ma comunque inferiore a 1 su radice di 2, cioè 0,704, quindi diciamo 0,304, per avere un numero in testa, il comportamento è di questo tipo. Cioè, amplificazione. Quindi, nonostante l'ingresso sia un ingresso ad ampiezza costante, perché l'ampiezza dell'ingresso è F0, è un numero, l'uscita è questa. Cioè ha un'ampiezza che, questa è l'ampiezza, che cresce nel tempo. Ecco, immaginate dal punto di vista della resistenza che succede. Cioè andiamo a rottura, perché se noi abbiamo dimensionato un componente di macchina nella giusta maniera, ma con sole considerazioni di carattere statico, non teniamo conto di questo comportamento. Ma ove mai si verificasse questo, cioè che si generano delle sollecitazioni esterne in cui sfortunatamente la pulsazione della forzante va a beccare, a coincidere con la pulsazione propria del sistema, questo è quello che succede, si amplificano le deformazioni e si arriverebbe a rottura nonostante un adeguato dimensionamento statico anche con un certo margine di sicurezza. Quindi questo comportamento è assolutamente fondamentale da tenerne in conto, specialmente nella progettazione delle macchine.